Mario Tozzi, i padroni del mondo. Chi sono questi minuscoli padroni del mondo? Ecco, non siamo noi, intanto per cominciare questo sarebbe la prima cosa da sapere. Noi pesiamo così poco rispetto invece a quanto pesano questi minuscoli organismi che governano di fatto il mondo e anche le nostre vicende. Insomma, organismi piccoli che nemmeno si vedono, che non hanno nemmeno il DNA, una cosa che ci sembra spaventosa, che però tengono in scacco 7 miliardi e mezzo di sapiens. Guarda che non è facile, quindi sono decisamente loro. A proposito di potere e ambiente, cosa ne pensi del lavoro che stanno facendo le nazioni del G20 in quanto ad ambientalismo e al rispetto dell'ambiente? E dei paesi che magari con tesi, seguendo tesi antiscientifiche, non appoggiano questi lavori? Guarda, ne penso tutto il male possibile, perché uno fa un summit così importante con tanto sforzo eccetera e poi la montagna partorisce i topolini. Qui o si prendono delle decisioni che portano a qualche cosa di concreto, oppure di che stiamo parlando? Insomma, francamente ne penso tutto il male possibile. Poi per quelli che diciamo maneggiano cose di scienza come se fossero opinioni, mi cascano le braccia. Se non hai capito nemmeno con questa pandemia che i fenomeni fisici come il cambiamento climatico, che è un fenomeno fisico come la pandemia, un altro fenomeno fisico, li devi affrontare col metodo scientifico, ma quando lo capisci mai? No. La scienza non è un'opinione, diciamo. No, non lo è per niente, oltretutto non è nemmeno tanto democratica. Una volta che tu hai acquisito un principio, quello è ed è uno solo, quindi se non ci rassegniamo.